c'è un futuro. Vi chiedo scusa se non abbiamo predisposto un microfono, adesso ci organizzeremo per le prossime volte, cercheremo di parlare forte in modo che sentiate tutti. Io sono Jessica, sono la responsabile del negozio e vi do il benvenuto a nome mio e a nome di tutti i collaboratori, ci fa molto piacere avervi qui. Lascio velocissimamente la parola a Bruno Sebastianelli, che è il presidente della cooperativa La Terra e il Cielo, e di seguito al professor Salvatore Ciccarelli, che sarà il relatore della nostra conferenza. Grazie a tutti e benvenuti. Grazie. Buonasera a tutti, grazie veramente e soprattutto grazie a Salvatore di onore della tua presenza, veramente un giornalista di fama, ormai possiamo dire di fama internazionale, mondiale, no? Andiamo qui in Italia, bello, veramente bello. Un genetista, no? Non brevetti le cose, no? Quindi la genetica partecipata, no? Vogliamo definire così, questa è una cosa molto ma molto bella e molto a livello mondiale molto importante. Conoscete la Terra e il Cielo, lo so, dico solo due brevissime parole, però sono le scatole sempre, le stesse cose. Però mi sembra opportuno dire che noi siamo qui stasera a presentare un tipo di pasta di filiera. Noi sono 38 anni che facciamo la filiera, quindi la nostra cooperativa è composta da un centinaio di aziende, soprattutto piccole aziende che fanno agricoltura biologica, quindi le Marche, alcune anche, mi sentite? In fondo? No, poco. Più alto? Sì. Più alto. Quindi la nostra cooperativa è composta da 110 aziende, principalmente nelle Marche, ma ne abbiamo 6 o 7 anche nelle regioni limitrofe della regione Marche. Quindi da sempre noi facciamo la filiera tracciata dal campo alla tavola. Dal 2017 abbiamo la certificazione di filiera, quindi siamo i primi in Italia ad avere questo. E questa pasta vi presentiamo in anteprima questa sera, perché ancora non è negli scaffali, è proprio appena fresca fresca, no? Appena uscita. Poi ci sarà l'occasione di un grande evento, più grande, a marzo, già la pasta sarà uscita, però l'anticipiamo, lo vogliamo anticipare Salvatore, sì, a marzo faremo un evento più importante a Senigallia, sempre insieme a Salvatore Ceccarelli e la rete Semirurali, e ci sarà anche l'oncologo Franco Berrino, che noi stiamo collaborando insieme per un'alimentazione sana e per prevenire, soprattutto lui era il direttore del centro di tumori di Milano, lui ha studiato una dieta per prevenire il cancro di tumori, quindi sarà un'occasione molto bella per ripresentare, diciamo, questa è l'anteprima, questo è il fatto. Quindi io veramente sono orgoglioso di presentare questo progetto che è nato tra noi, Salvatore Ciccarelli, dietista, e Rete Semirurali. Rete Semirurali è una rete di agricoltori per tutelare, come possiamo dire, per ordinare e tutelare anche le sementi, perché voi sapete le sementi purtroppo sono in mano a grandi multinazionali e quindi dobbiamo fare in modo che rimanga degli agricoltori, dei contadini, a me piace dire dei contadini. Quindi ecco, quindi noi stiamo lavorando da sempre su cereali antichi, poi dopo la dottore ne parlerà lui, e questo è un miscuglio soprattutto di cereali antichi. Provenienza un po' da tutto il mondo, praticamente 700 tipi di grani duri. Dopo l'assaggiate pure, quindi a filiera certificata. E noi su questo ci stiamo, poi la faccio finita, ci stiamo creando un progetto di economia solidale, no? Perché adesso ci dovremo trovare ancora, purtroppo abbiamo 10.000 cose tutti in Salvatore, no? Ieri stanotte sei tornato dalla Grecia e sei qua oggi, quindi le cose sono troppe da fare. Però noi vorremmo dedicare una piccola percentuale che va, no, sul fatturato di questa pasta, che va alla rete di semi rurali per conservare, per tutelare le sementi, no? In modo che non finiscano in mare delle multinazionali. Quindi un progetto di comunità. Io la finisco qui perché tanto ormai ci conoscete, io prego il relatore. Intanto grazie dell'invito. A causa dei miei frequenti viaggi passo sempre la costata alla Cassinitalia e credo di essere stato qui quando avevo circa 15 anni e vivevo a Foligno, perché questa era la spiaggia di Cognati, che ho fatto da una settimana. Però poi tantissimi tempo che non vivo più, soprattutto non
conoscevo questa realtà straordinaria. E come dicevo Bruno, questa è una base un po' diversa, soprattutto viene da un documento un po' diverso perché viene da uno studio. E questo lascia le persone un po' perplesso. Perché mescolare? Per molti motivi. Intanto perché è un modo per rispondere ai cambiamenti climatici, per costruire un'agricoltura che sia più vicina a certi ideali, per recuperare i saperi dei contadini e soprattutto per contribuire alla biodiversità, perché come vedete coltivare gli studi significa creare una diversità. E infine anche per la salvaguardia della nostra salute. Non abbiamo ancora prove sul studio di fumetto duro, ma ne abbiamo su quello di fumetto tenero. Come vedete sono nati presso poco nello stesso periodo. Ma anche soprattutto perché gli agricoltori l'hanno sempre fatto. Quando non c'erano le ditte semifiere, come facevano gli agricoltori a produrre il proprio seme? E voi questo lo potete vedere, si sente Pietro? Un pochino. E questo voi lo potete vedere ancora in molti paesi in cui prima della raccolta il contadino va al campo e sceglie le piante che secondo lui sono più belle, dalle quali raccoglierà il seme per l'anno successivo. Ovviamente in funzione di quanto terreno lui ha dovrà scegliere parecchie piante in modo da avere abbastanza seme e quel seme poi verrà mescolato. Questo andava avanti per migliaia di anni. Allora, se voi pensate che questo lavoro lo fanno tantissimi agricoltori indipendentemente gli uni dagli altri e ovviamente ognuno avrà gusti leggermente diversi, questo lavoro ha contribuito a mantenere tantissima diversità e fondamentalmente quelli che voi chiamate, che oggi si chiamano spesso grani antichi, vengono da questo modo di fare. Quindi fondamentalmente c'era nei campi, c'era tutta questa diversità genetica che gli agricoltori utilizzavano ma senza eliminarla. Loro la mantenevano, infatti quello che coltivavano era diverso, se lo scambiavano con altri villaggi e questo processo continuava. Ma vedete come questo poi è cambiato. E poi soprattutto, e su questo vorrei spendere un po' di tempo, perché da parte di alcuni ricercatori si mormora che questo sarebbe un passo indietro e che non ci sono prove scientifiche. In realtà la scienza ha cominciato a dimostrare fino dagli inizi, il primo lavoro scientifico che conosco è addirittura del 1929, da due ricercatori americani che a quell'epoca lavoravano a Washington e poi soprattutto questo è continuato in California. E hanno dimostrato appunto i benefici del coltivare mescolanze, che poi come vedremo possono essere di tipo diverso. E infatti, prima di andare avanti, volevo chiarire questa terminologia, perché si parla di miscugli e di popolazioni. Beh, un miscuglio è semplicemente prendere un po' di seme di un certo numero di varietà, non necessariamente nelle stesse proporzioni, e mescolarlo. Una popolazione è invece ottenuta dalle stesse identiche varietà incrociandole fra di loro in tutte le possibili combinazioni. Quindi da un punto di vista della capacità di evolversi, una popolazione ha molte più possibilità di un miscuglio. Ecco, volevo precisare che questo che si chiama mix è in realtà una popolazione. E dicevo, i primi che hanno cominciato a fare questo lavoro, il primo che ha chiamato questo modo di migliorare le piante, il miglioramento genetico evolutivo, è stato questo agronomo americano, appunto che nel 1956 ha pubblicato un lavoro utilizzando per la prima volta questa terminologia. Ma in realtà, come dicevo prima, questo era cominciato tra gli anni 20 e 30 con questi due ricercatori, Anna e Martini, in parte a Washington e poi in California, e in California soprattutto questo personaggio che ha scritto libri di miglioramento genetico sui quali generazioni di ricercatori hanno studiato ha dimostrato con tantissimi lavori scientifici che il vantaggio del mescolare consiste nell'avere una maggiore stabilità da un anno all'altro.
pensate il vantaggio adesso, se voi pensate a quello che è successo tra il 2017 e il 2018 nella zona delle Marche del sud dove io abito, l'anno scorso ci sono stati 3 mesi senza pioggia, quest'anno negli stessi 3 mesi non c'è stato praticamente un giorno senza pioggia. Per cui questa enorme, noi parliamo molto di cambiamento climatico a lungo termine, ma c'è anche un cambiamento climatico a brevissimo termine, la variazione da un anno all'altro, e questi rispondi sono in grado di mantenere una costanza di produzioni nonostante queste enormi variazioni. Secondo lui non c'erano grossi vantaggi dal punto di vista produttivo, nel senso, ma nemmeno grossi svantaggi. Come vedremo, in realtà poi altri studi hanno dimostrato che questi miscugli, queste popolazioni si evolvono anche nella direzione di diventare più produttive. Sono di gran lunga superiori rispetto alle varietà uniformi per la resistenza alle malattie e per la capacità di adattarsi a diversi ambienti. E ci sono molti esempi, per esempio queste sono tre popolazioni portate dagli Stati Uniti all'Inghilterra e vedete come la frequenza di piante resistenti alla malattia, in questo caso l'origlio, in tutte e tre le popolazioni è passata nel giro degli anni dal 22 al 76, dal 10% al 47%, questo naturalmente, senza che nessuno facesse nulla, cioè è un vantaggio e un miglioramento del tutto gratuito. Poi c'è questo esperimento interessante fatto in Israele che ci dice che queste cose succedono in natura, senza che noi facciamo nulla. Quello che loro hanno fatto, loro avevano dei campioni di frumento selvatico e di orzo selvatico, quindi cose che nessuno coltiva, sono lì in natura, in colpo d'occhio. E ce l'avevano, avevano fatto una collezione nel 1980, in 10 località per il frumento selvatico e in 10 località per l'orzo selvatico. Sono tornati gli stessi posti 28 anni dopo e hanno di nuovo raccolto dei semi. Hanno confrontato quelli del 1980 con quelli del 2008 e hanno trovato che quelli del 2008 erano tutti più precoci, spiegavano tutti prima di quelli raccolti 28 anni prima. Perché spiegavano prima? Perché maturare in fretta è un modo per sfuggire la siccità. Siccome in quei 28 anni la frequenza degli anni siccitosi era aumentata, queste piante per conto loro si sono gradualmente adattate, perché le piante che riuscivano a maturare prima ovviamente producevano più semi, per cui sono diventate quelle dominanti. Io lavoro ancora un po' con la mia ex università a Perugia e queste sono delle popolazioni di orzo e delle linee che noi abbiamo estratto da queste popolazioni. Tutto questo lavoro è stato fatto in condizioni un po' a cavallo fra basso input e organico e soprattutto nelle condizioni più difficili, come vedete queste sono di gran lunga superiori alle varietà commerciali e alle linee in selezione. In che cosa consiste questo metodo? Beh, o fate dei miscugli o fate delle popolazioni e poi queste si seminano e si raccolgono laddove uno ha bisogno di una nuova varietà. Per cui anche i posti molto difficili, suscettibili alla siccità, alla salinità, alle malattie, al freddo, e ci ho aggiunto anche il biologico, non perché il biologico sia particolarmente difficile, ma semplicemente perché oggi, nonostante l'enorme diffusione del biologico, non c'è né ricerca per il biologico né produzione di semi specifici per il biologico, per cui gli agricoltori che coltivano il biologico sono costretti a ricorrere alle deroghe, comprare semi che non è stato prodotto in condizioni biologiche, ma anche con la deroga il problema non si risolve, perché voi comprate comunque del seme che è stato di varietà che sono state selezionate per l'agricoltura convenzionale e non per quella biologica. E questo è uno dei motivi per cui si continua ad accusare l'agricoltura biologica di essere uno strumento per affamare il mondo, perché produce di meno. Ma produce di meno perché noi continuiamo a coltivare varietà che non sono adatte per il biologico. E allora, se non ce lo fa la ricerca, l'agricoltore se lo può fare per tutto proprio. Seminare un miscuglio nel suo biologico e conservare quei semi e continuare a riseminarli. Anche perché, se voi ci pensate bene,
uno dei problemi dell'agricoltura convenzionale è di aver ridotto notevolmente la biodiversità. Perché? Perché se voi fate una varietà e volete vendere il seme di quella varietà a quanti più agricoltori possibili, ma gli agricoltori hanno condizioni diverse. Per cui come si risolve il problema? Il problema si risolve con la chimica, correggendo l'ambiente, quindi con cimi dove il terreno non è abbastanza fertile, anticrittografici dove ci sono problemi di insetti, di malattie, acqua dove ci sono problemi di irrigazione, così si rendono tutti questi ambienti più o meno simili dal punto di vista agronomico e quindi la stessa varietà si può adattare. Il biologico è profondamente diverso, basandosi su ciò che l'ambiente può offrire, quindi l'acqua di sopra, ha bisogno probabilmente di varietà diverse per questo. E questo è possibile appunto continuando queste popolazioni. Quindi si tratta di seminare e raccogliere, ma nello stesso tempo, e quindi a causa, siccome le piante in questi campi sono tutte diverse, in alcune specie un po' di più, in altre specie un po' di meno, avvengono sempre degli incroci naturali. Per cui quando voi raccogliete il seme, quel seme dal punto di vista genetico non è esattamente la stessa cosa di quello che avete seminato. In altre parole, queste popolazioni gradualmente si evolvono e si evolvono adattandosi non soltanto all'ambiente fisico, ma anche a quello agronomico, cioè al modo in cui quell'agricoltore fa agricoltura. E questo è particolarmente importante nel caso dell'agricoltura biologica, come dicevo prima. E questo vale anche per il cambiamento climatico. E questo è particolarmente interessante perché una cosa che non ci dice abbastanza spesso del cambiamento climatico è che noi non sappiamo, nessuno oggi è in grado di dirvi come sarà il clima intorno ad Arcevia o come sarà il clima a Senigallia. Molto probabilmente sarà diverso, anche se la distanza non è molto, perché può variare da zona a zona, cambia a seconda dell'esposizione, cambia a seconda se uno è vicino al mare oppure in alta montagna, cambia da luogo a luogo e nessuno è in grado di prevederlo con precisione. Queste popolazioni, se hanno abbastanza diversità, evolvendosi gradualmente, fra 20 anni saranno perfettamente adattate, senza sapere necessariamente ora quale sarà il clima. E tutto questo è basato su un principio biologico fondamentale, che è il teorema fondamentale della selezione naturale, che dice una cosa molto semplice. Se l'ambiente che circonda degli organismi viventi, come siamo noi in questa stanza, cambia, cioè all'improvviso qui la temperatura aumenta enormemente oppure arriva un insetto malefico, gli organismi o si estinguono o si evolvono. E questo è uno dei motivi per cui certe soluzioni dell'agricoltura moderna, come gli organismi geneticamente modificati, non ce la faranno mai a sopravvivere, perché loro, essendo fondamentalmente uniformi, non riescono ad evolversi. Mentre insetti, malattie ed erbe infestanti, quando noi per esempio utilizziamo dei prodotti chimici, quello che facciamo, non facciamo altro che selezionare quei pochi che sono resistenti, che quindi diventeranno quelli più frequenti. Queste popolazioni, man mano che si evolvono, possono essere anche utilizzate per selezionare le piante migliori in dei programmi a cui ho accennato poco fa Bruno, che siamo partecipativi perché sono programmi di ricerca che possono essere condotti congiuntamente da agricoltori e ricercatori. Allora, detto questo, dopo aver lavorato per molti anni, sia io che mia moglie abbiamo lavorato in Siria per circa 30 anni, prima di andarcene poi, prima in Francia e poi in India, nel 2008 abbiamo deciso di fare una popolazione, noi che lavoravamo in un istituto internazionale per cui avevamo a disposizione quantità incredibili di materiali, abbiamo fatto una prima popolazione di orzo, mescolando 1600 tipi diversi, abbiamo mandato in 5 paesi diversi che sono in sua. Nel 2009 abbiamo fatto il miscuglio di frumento duro mescolando 700 tipi diversi e a uno di frumento tenero mescolandone 2000 diversi. Dentro questo pacco di pasta c'è fondamentalmente quello che è successo in Italia dopo che questo miscuglio è arrivato appunto in Italia nel 2010. Questi appunto sono arrivati in Italia nel 2010. Questi sono i primi agricoltori, qualcuno li conoscerà, Giuseppe Di Rossi, Dario Floridia, Tarzio Orecchia, Modesto Petacciato e Paolo Di Rizzo.
questo, i primissimi che l'hanno coltivato sono stati questi, allora cominciamo a scambiarsi il seme e siamo nel 2017, questa è la situazione. Tutto questo è avvenuto senza alcun controllo da parte di alcuno, totalmente per regalie e scambi fra persone disconoscenti. Noi abbiamo utilizzato questo materiale anche per dimostrare che in realtà queste popolazioni si evolvevano. Quindi immaginate questo sacchetto, nel caso del frumento tenero, questo esperimento di cui parlerò in un istante, questo sacchetto di 20 kg che è arrivato dalla Siria è andato a finire nelle mani di Rosario Floridia in Toscana e di Giuseppe Di Rosi in Sicilia. Rosario Floridia ha fatto anche la sua selezione, per cui ha creato un'altra piccola popolazione. Allora noi in questo esperimento abbiamo preso la popolazione di Rosario, la selezione di Rosario e quello di Rosi, le abbiamo seminate sia in Toscana che in Sicilia. E quello che è successo è che in Sicilia la popolazione che si era, questo l'abbiamo fatto nel 2000, abbiamo cominciato questo esperimento nel 2015, quindi questi materiali erano stati seminati e raccolti per 5 anni senza che nessuno facesse nulla. E quello che è successo è che è stato in Sicilia, la popolazione che si è venuta in Sicilia è risultata la più produttiva e ha ricevuto anche un giudizio molto buono, questa è la colonna in grigio, meglio i controlli, e questa è quella della Toscana. In Toscana è successo esattamente il contrario, quella della Toscana è stata la più produttiva insieme alla selezione dell'agricoltore e quella della Sicilia è quella. Ma la cosa più interessante è che in entrambi i casi siamo a livello di una varietà commerciale adatta per il biologico. E questo porta il discorso a questa diversità che automaticamente si genera, per cui dallo stesso sacchetto di seme escono fuori popolazioni diverse a seconda di dove si evolvono. Mi dà la possibilità di parlare di quello che succede alla nostra salute. Come voi sapete, oggi nel mondo siamo messi veramente male, perché ogni 3 persone una è malnutrita e ogni 4 una è obesa in sovrappensione. Lo siamo stati recentemente negli Stati Uniti, che è il paese in cui questa diffusione dell'obesità è sotto gli occhi di tutti in qualunque momento della giornata. Il diabete è diventata anche una malattia sociale. Se dovessimo mettere tutti i malati di diabete al mondo nello stesso paese, quel paese sarebbe il terzo paese più popolato del mondo. E cosa carissima, a livello mondiale, queste sono stime dell'anno scorso, il diabete costa alla società mondiale 1,3 trilioni di dollari. In Italia la percentuale di diabetici è quasi raddoppiata, sono 3 milioni e 200 mila, che costano complessivamente 2.500 euro al sistema sanitario nazionale, che è il 5,9% di viaggio. Quando voi andate al supermercato e trovate dei cibi straordinariamente a buon mercato, ecco, a quei prezzi ci dovete attaccare anche quello che già avete speso in termini di tasse o di altre imposte per pagare questi servizi. Una delle cose che preoccupa di più è questa ondata di obesità infantile. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha previsto che se le cose continuano in questo passo, nel 2022 i bambini obesi o in sovrappeso saranno più di quelli malnutriti. E questo perché è importante? Beh, perché di fatto tutto questo è nelle nostre mani. Oggi si sa, sono accorto che adesso ne parlano spesso anche i giornali e la televisione, che la nostra salute fisica e quella mentale dipendono dalla composizione, dalla diversità di questi 2 chili maleodoranti, immagino, di batteri, virus, protozoi, lieviti che avvengono nel nostro intestino, e dalla composizione e dalla diversità di questa massa, perché 2 chili di microorganismi significa miliardi e miliardi di microorganismi, se la composizione e la diversità si altera, si scatenano dei processi infiammatori che ultimamente, nel parlo della salute mentale, sembra vadano a danneggiare la mielina che circonda i neuroni e quindi
malattie tipo malattie o fenomeni tipo depressione, ansietà, perfino l'autismo sono stati messi in relazione con l'alterazione appunto della composizione e diversità del microbiota. Che cosa c'entra questo con il cibo? Beh, perché noi possiamo cambiare in modo positivo o negativo la composizione e la diversità di questa flora intestinale con la nostra dieta. Alcuni dicono in appena 24 ore. Quindi di fatto la composizione e la diversità del microbiota è nelle nostre mani, perché dipende da quello che mangiamo. Ovviamente questo ha scatenato degli interessi incredibili sulle diete, sapendo tutte le raccomandazioni che ci sono, eccetera. Ovviamente le opinioni sono diverse, ma ciò su cui tutti i dietologi sembrano essere d'accordo è che un sano microbiota intestinale sembra dipendere da una grande diversità della dieta, per cui mangiare un po' di tutto. Come facciamo a mangiare un po' di tutto se in realtà l'agricoltura e l'industria del cibo ci mettono di fronte a roba che è uniforme, stabile e distribuibile? Pensate, questa roba per essere legalmente dal supermercato deve essere stata prodotta da varietà il cui seme per essere legalmente venduto deve essere iscritto ad un registro varietale, e per essere iscritto al registro varietale deve essere appunto uniforme, stabile, distinguibile. Faccio soltanto pensare un momento a come possiamo conciliare uniformità e stabilità da una parte e adattamento al cambiamento climatico dall'altra. E pensate, era il 1950, e questo signore, che è molto famoso per chi lavora in questo settore, è stato fatto anche Sir Otto Frankel, un neozelandese, che insieme ad una... era americana o inglese, Erna Bennett? Svedese. Insieme a Erna Bennett, questa donna straordinaria, alla FAO hanno cominciato a mettere in moto questo interesse verso la biodiversità. Beh, Otto Frankel scriveva nel 1950 che fin dagli inizi il miglioramento genetico, quella scienza che appunto produce nuove varietà, è andato verso l'uniformità per ragioni tecniche, commerciali, psicologiche, storiche ed estetiche. Trovate la parola biologiche? E aggiungeva alla fine: il concetto di purezza è stato portato ad un limite tale per cui è diventato nemico della produttività. Questo lo scriveva nel 1950, oggi siamo in queste condizioni. Ovviamente non ho avuto molto seguito, e questo è in parte dovuto, come accennava prima Bruno, al fatto che i semi sono diventati quasi una proprietà privata. Avete letto delle ultime mega fusioni, per cui oggi noi in Europa siamo messi male, ma non malissimo come Stati Uniti e Canada. Pensate che la colza geneticamente modificata in Canada era per il 48% controllata dalla Monsanto e per il 49% controllata dalla Bayer. No, le due si sono fuse. Mi sapete dire un agricoltore quando va a comprare il seme di colza in Canada quante scelte potrà avere? E quindi quello che è successo, ritornando alla figura che ho fatto vedere prima, è che nel passaggio da questa agricoltura in cui l'agricoltore era il protagonista, selezionava, si scambiava i semi, decideva quando seminare, decideva quale specie, quando si è passati al miglioramento genetico scientifico e continuamente a quello in fatto privato, ecco, la differenza fondamentale è che da tutta questa diversità che in questo mondo veniva conservata, questa diversità portata alle stazioni sperimentali veniva ridotta all'uniformità. Le varietà migliorate erano perfettamente uniformi, il cui seme veniva venduto, e queste persone che qui erano le protagoniste del tutto diventavano l'ultimo anello della catena comprando del seme prodotto da qualcun altro in un modo e in un processo al quale loro non avevano partecipato. Tutto questo modello e questo passaggio
è stato perfezionato con le leggi sui semi che hanno reso gran parte di questo illegale. Per cui a questo punto la frittata era fatta. Questo non vale soltanto per il seme, di cui ci si occupa molto spesso anche per motivi ideologici, ma anche per il cibo. Se voi leggete bene le etichette, ovviamente siamo in un negozio che non rientra in questo modello, fondamentalmente sono 10, 11, 12 grandi ditte che producono cibo, che hanno in mano tutto. Questa è una rivista che appunto ha denunciato questo un tempo fa. E questa industria del cibo ha scelto la strada di sfamare le persone, dimenticandosi di nutrirle. Per cui la politica sarà quella di produrre cibo a basso costo, dico io, costi qualche costo, perché non si può. E quindi questo ha creato questa situazione per cui oggi ci troviamo a dover scegliere o cibo buon mercato, però non sappiamo cosa ci farà, o cibo più costoso, che però molto come dice sempre. Per cui quello che abbiamo fatto a un certo punto, essendo questo il nostro mestiere, perché con questo ho fatto insieme a mia moglie, è di ripensare al modo in cui si fa il miglioramento genetico, appunto facendo il miglioramento genetico evolutivo che poi porta a questi prodotti. E questo dopo che questi miscugli, queste popolazioni sono arrivate in Italia, ecco, questa è stata la diffusione. Oggi le popolazioni di orzo e grano sono coltivate praticamente in tutta Italia. Poco prima di partire per la Grecia ho aggiunto questa freccia perché ho scoperto che cominciava a essere coltivata anche in Umbria, la regione in cui ho vissuto per molti anni. In Sardegna sta avendo una enorme diffusione e ai frumenti sono aggiunti il pomodoro, le zucchine, il mais, i fagioli, sia quelli nani che quelli arrampicanti in Basilicata. E questo cosa è vero? La popolazione di zucchine. Questa è una storia che racconto sempre molto volentieri perché intanto è una storia marchigiana, della zona di Cupra Marittima, nel sud delle Marche. Il primo agricoltore al quale abbiamo dato questa popolazione di zucchini, in cui non c'erano due piante uguali, lui ha seminato credo 250-300 piante, ovviamente si è divertito molto in un campo che era un po' più piccolo di questo negozio. Si è divertito molto all'idea che lui poteva selezionare il tipo di zucchino che voleva. Poi si è accorto che in realtà questo comportava fondamentalmente un onere economico, cioè lui ci metteva dai 300-400 euro all'anno. E allora ha fatto una scommessa. Ha raccolto tutto questo miscuglio e l'ha portato al mercato. E con sua enorme sorpresa si è accorto che i consumatori erano felicissimi, perché le sue, soprattutto le donne che andavano al mercato, le hanno detto: per la prima volta in vita nostra possiamo scegliere la zucchina delle dimensioni, della forma e del colore che si adatta ad una certa ricetta. Per cui sarà un successo. Per cui insieme alle zucchine che vanno al mercato, che è l'ultima delle cose che noi ci saremmo aspettati. Adesso so, non c'ho ancora delle foto, che a Bologna, nel bolognese, sta succedendo la stessa cosa con una popolazione evolutiva di pomodoro. E poi ci sono questi altri prodotti, il forno Prisa probabilmente è il più famoso perché questi sono due giovani, un marchigiano e un abruzzese, che hanno seguito l'Università della Gastronomia di Potenza, poi si sono innamorati di questa idea del mescolare, hanno aperto questo forno al centro di Bologna dove non si trova nulla per meno di 7 euro al chilo e c'è sempre la fila fuori dalla porta, perché uno dei vantaggi di questo pane, lo ripeterò, è quello che dura 6-7 giorni tranquillamente, per cui quel prezzo che sembra così elevato in realtà lo si diluisce, mentre il pane commerciale vi dicono che dopo un paio di giorni bisogna portare. Ma stanno avendo talmente successo che hanno mantenuto questo posto, che era abbastanza al centro di Bologna, con il forno, e hanno aperto altri punti di vendita. E queste sono alcune delle funzioni di un'associazione che si chiama Rocca Padre, di cui qui c'è il presidente. Questa idea ha avuto particolare successo in Iran, dove noi lavoriamo regolarmente da ormai 15 anni, e come vedete di fatto sono tutte le province. E ma lì è successa questa cosa straordinaria, che un gruppo di lavoratori, un progetto finanziato da un istituto internazionale, che lì un gruppo di donne ha deciso che non valeva la pena stare lì a perdere tempo a selezionare, eccetera. L'hanno raccolto tutto in massa, l'hanno macinato e hanno cominciato a fare il pane, praticamente il pane piatto di quelle zone del mondo.
dopo qualche insuccesso la cosa ha cominciato a prendere piede, questo pane vendeva molto bene, hanno cominciato a fare una cooperativa, soprattutto condotta da donne, con diversi tipi di prodotti, perché hanno scoperto che questo pane, pur contenendo glutine, poteva essere mangiato tranquillamente da chi è intollerante al glutine. Una cosa che poi abbiamo verificato anno dopo anno con testimonianze sempre più numerose anche qui in Italia. E questa signora, che in genere io incontro ogni anno, lei fornisce quattro negozi bio a Teheran. Per cui questa esperienza è stata la prima che ha indicato tutta una serie di vantaggi nel coltivare le popolazioni evolutive: una maggiore produzione, una riduzione degli infestanti, riduzione delle malattie degli insetti, ma soprattutto ha indicato che coltivare la diversità può anche convenire dal punto di vista economico. E questo è uno dei negozi dove vedete la resta delle persone che comprano questo pane. Per cui io ho raccontato un po' di queste cose in questo libro, ho fatto un po' di copie. Sembra che con questo modo di fare il miglioramento genetico intanto si può diminuire la vulnerabilità delle nostre culture, perché appunto essendo costituite da piante diverse resistono molto meglio a malattie di insetti, con benefici anche per la salute. Il contadino si rifà il seme, ma non per motivi ideologici, perché quelle le multinazionali del seme sono cose cattive, ma per motivi biologici, perché una popolazione che ti si evolve sotto i piedi anno dopo anno, ma non ci può essere seme migliore di quello, per cui l'agricoltore non ha nessun interesse ad andarselo a cercare. Come dicevo prima, adatta le culture ai cambiamenti climatici, ma soprattutto questa cosa che fino a qualche anno fa sembrava molto illegale, adesso in una certa misura è diventata legale, perché la Commissione europea nel 2014 ha approvato una deroga per cui a livello sperimentale e inizialmente fino alla fine del 2018, cosa che è stata estesa adesso nel 2021, e per frumento, orzo, avena e mais, è possibile certificare, registrare e vendere legalmente il seme di popolazione, anziché diventare un fondo. Che è quasi, non so se a Bruxelles si sono resi conto che questa è una vera e propria rivoluzione. Dicevo che questa deroga è stata estesa al 2021, quando entrerà in vigore il nuovo regolamento del biologico che consente di coltivare per tutte le specie popolazioni. Per cui noi abbiamo nel 2017 utilizzato questa deroga per registrare, per esempio, inizialmente la popolazione, due popolazioni di frumento tenero, e questa è la situazione del 2017. Dopo l'amministrazione ovviamente c'è stato un raddoppio degli agricoltori che potevano continuare questo, perché è diventato disponibile seme che si poteva acquistare legalmente. E questo sta succedendo anche in Europa e in altri paesi. E tutto questo sta ricevendo anche supporto da parte delle istituzioni. La Comunità Europea ha prima finanziato questo progetto Soliban, per cui questo nome ricorrerà, perché questo seme adesso lo stiamo chiamando Soliban, perché questo progetto ha finanziato i primi anni della sua diffusione. A questo è seguito questo progetto che si chiama Diversi Food, che finirà a febbraio. Nel frattempo è cominciato questo, sul quale Rete Semiurali partecipa nel caso del pomodoro, e poi a giugno di quest'anno l'IFAD, che è l'International Fund for Agricultural Development, ha approvato un progetto tutto basato sul miglioramento genetico evolutivo per Uganda, Etiopia, Giordania, Iran, Bhutan e Nepal, per quale appunto lavoreremo anche noi. Quindi, come dicevo prima, questa cosa, nel caso del pacchetto di pasta, è cominciata nel 2009, nel 2018, quindi in appena 9 anni siamo arrivati a questo, con una rapidità che spesso nel miglioramento genetico non si muove. Ecco, a me quello che piacerebbe a questo punto è che, siccome questi prodotti cominciano a circolare con nomi diversi, è di avere qualche cosa che racconti, che dica
ai consumatori che sì, queste cose sono ripetute da, da persone diverse, da agricoltori diverse, in regioni diverse dell'Italia, ma che hanno una origine comune. E ho ripescato questo acquarello fatto da mia figlia nel periodo in cui lei amava dipingere ad Aleppo nel 1993, che appunto dipinge Aleppo in un giorno in cui c'era una tempesta di sabbia. Grazie.